Buongiorno a tutti e benvenuti alla sezione numero 5 della lezione 11. Questa sezione si intitola Parliamo un po', parliamo un po', e chiudiamo in questa sezione questa lezione. Ora, per provare a fare una conversazione, prova tu, rispondi alle mie domande, rispondi alle mie domande. Proviamo. La mia domanda è: che cosa fai di solito nel tempo libero? Che cosa fai di solito nel tempo libero? Che cosa fai di solito nel tempo libero? La risposta è che cosa fai? Prossima domanda. E nel fine settimana che fai? E nel fine settimana che fai? Nel fine settimana, bla bla bla. Fai mai sport? Fai mai sport? Sì, no? Spesso. Faccio box, faccio calcio. Ultima domanda. È buono il gelato? È buono il gelato? È buono il gelato? Sì, mi piace. Mi piace. Ok, ora cambiamo e tu fai a me le domande. Tu fai a me le domande. Io dico, il lunedì lavoro e poi vado in palestra. Il lunedì lavoro e poi vado in palestra. Domanda. Che cosa fai il lunedì? Il lunedì lavoro e poi vado in palestra. Ok, prossimo. Io rispondo, il fine settimana guardo la TV. Oppure faccio un piccolo viaggio il fine settimana. Che cosa fai il fine settimana? Scusate. Che cosa fai il fine settimana? Prossima domanda, risposta mia. Di solito nel tempo libero faccio sport, leggo un libro o ascolto la musica nel tempo libero, di solito. Che cosa fai di solito nel tempo libero? Ultima mia risposta è sì, faccio shopping 2 volte al mese. Sì, faccio shopping 2 volte al mese. Fai mai shopping? Sì, faccio shopping 2 volte al mese. Non molto, ok. Va bene. In questa lezione abbiamo imparato alcune parole ed espressioni, come ad esempio andare in palestra, andare al bar, ascoltare la musica, giocare a calcio, visitare un museo, fare shopping, fare un picnic, andare in centro e avverbi di frequenza come sempre, spesso, qualche volta, raramente, mai. Inoltre abbiamo visto della grammatica, in particolare il verbo piacere, che può usarsi come mi piace, mi piacciono, non mi piace, non mi piacciono, e il verbo adorare che si coniuga io adoro, tu adori, lui, lei adora, noi adoriamo, voi adorate e loro adorano. In ultimo abbiamo visto alcune funzioni comunicative per comunicare. Che cosa fai di solito nel tempo libero? Il lunedì mattina vado spesso in palestra, ad esempio, per il tempo libero. Oppure mi piace il gelato, io adoro cucinare, per dire qualcosa che mi piace. Fai mai sport? Faccio un corso di box 2 volte alla settimana.
per esprimere la frequenza o le abitudini. Molto bene, la lezione è finita e grazie per la tua attenzione. Arrivederci alla prossima lezione. Ciao!